www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. La gioia di partecipare a tutti i sacramenti nel ricordo del Santo Vescovo Francesco di Sala fa che in ogni circostanza della vita imitiamo la sua carità paziente e umile per poter condividere la sua gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Sicuramente una parola di ringraziamento al Vescovo a nome di tutti per aver celebrato l'Eucaristia con noi oggi in questa giornata. Grazie per l'affetto, per l'amicizia nei confronti della categoria dei giornalisti, lei stesso giornalista e quindi grande comunicatore, ci insegna veramente come arrivare con la parola al cuore degli altri. Grazie per la parola che ci ha spezzato durante la Santa Messa, un messaggio che penso porteremo con noi, lo faremo nostro, facciamo diventare anche un modello di come vivere il servizio che i nostri amici svolgono nei confronti appunto della nostra gente. Il Vescovo diceva che la Sacra Scrittura è parola di Dio, ma non esaurisce la parola di Dio, perché il Signore ci parla nella creazione, ci parla nei mosaici, ci parla anche in una sinfonia. Il Signore ci parla anche nel profondo della nostra coscienza. Per questo io dico che quando il servizio dei giornalisti si pone nei confronti degli altri non solamente come informazione ma come formazione della coscienza, e quando la coscienza dell'uomo è capace di far emergere la voce della verità, del rispetto dell'ambiente, del rispetto dei diritti dell'uomo, il mondo è l'eco della parola di Dio che sale dalla coscienza. Quindi io credo che voi siete evangelizzatori come lo siamo noi, più di noi, e quando facciamo bene il nostro servizio, veramente siamo tutti al servizio di Dio. Quindi grazie, eccellenza, e grazie. Grazie a tutti. Io lo voglio dare la benedizione, cioè prima di dare la benedizione. Dopo, mentre parlo, vi distribuisco questo, vorrei fare una foto con tutti voi qui, così la mettiamo a memoriale, e sapendo che ci vedremo molte volte durante l'anno, ci diamo appuntamento al 24 gennaio del 2014. Chi di noi non avesse la grazia di essere altrove, cioè la grazia che c'è, chi ancora deve star qua, ci vedremo qua se saremo ancora in questo mondo.
Ma scusa, l'abbiamo detto nella messa, speriamo, nell'attesa della tua venuta, e poi gli diciamo però non meno. La benedizione. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Ho detto però al Signore Gesù, fammi completare 10 anni. No, 10 anni, perché se secondo non entra nella storia, è un po' più, metto 10 anni, poi là sopra faremo questo. Nella promessa del Signore andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Lillo, qualcosa per Castello Incantato, che è un giornale telematico che ha compiuto un po' di anni e informa tutti i lettori del Vallone in Italia e anche all'estero. Tu sei il decano della provincia e vai su www.castelloincantato.it e ho detto del Vallone, poi andateci, segna tantissimi. Noi amiamo il Vallone, specialmente quando ci sei tu che scrivi. Ma io scrivo, mi hanno coinvolto, però, devo dire. Devo dire, stai attento se ti incaglia il maresciallo Bonanno, perché ti uccide. E noi cerchiamo di essere. Lui è amico, che no, quale amico, un amico già detto. No, non siamo molto amici con maresciallo Bonanno, perché lui è un po' fascista con i giornalisti, ha una pessima. Ignorante. Però potevi scegliere un altro cognome. Lillo, che se salutiamo gli amici di Castello Incantato. Poi... Un saluto a tutti, tanti auguri e speriamo di poterlo leggere su. Perfetto. Rosetta Bonomo, collaboratrice da Milena. Quindi del quale Vallone. Milena? Quale Milena? Milena Nissena ormai da adozione. È ormai da 30 anni che dice. Mi hai rubato il posto. E allora un messaggio. Oggi la festa, oggi, ecco, delle... di San Francesco di Sal, ecco. E il vescovo ci ha riuniti tutti, e quelli di Mussomeli, pur con la neve, sono stati presenti. Si vede che sono dei seri professionisti, specialmente Carmelo, col suo lavoro. Allora, un messaggio su Castello Incantato. Un saluto a tutti i visitatori di Castello Incantato, da Sommatina e dal giornale La Sicilia. Altro giornalista, un messaggio su Castello Incantato. Su Castello Incantato, tanti auguri agli amici di Mussolini, un buon 2013 che sia foriero di miglioramenti economici e di salute. Allora, altro giornalista, e allora un messaggio su Castello Incantato. Oggi festa del patrono dei giornalisti. Questo è su Castello Incantato, andiamo. Castello Incantato. Allora, saluto a tutti i vostri affezionati ascoltatori. Io quando parlo
Io sono più pensionato, no? E dovresti pagare un po' di meno. Se ci vediamo sabato mattina, ci saluto. Allora, un messaggio su Castello Incantato. Ecco, diciamo che i giornalisti oggi si sono radunati, hanno partecipato alla messa celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Mario Russotto. Allora, un suo messaggio. È un mio messaggio, io diciamo. Lei scrive su? Io sono l'addetto stampa del comune di Caltanissetta, ecco. E poi su un giornale online nazionale che si chiama corrierainformazione.it. Ok. E speriamo che questa giornata illumini tutti i colleghi e ci dia, diciamo, ci indichi la strada per scrivere cose giuste e che riescano a colpire le persone e a farle vivere meglio. Buon lavoro! Grazie. E allora, oggi festa del patrono dei giornalisti, lanciamo un messaggio. Ma il messaggio lo ha lanciato il Vescovo con la sua lezione magistrale. Oggi ricorre la 47esima giornata delle comunicazioni sociali che anche la Chiesa festeggia, quindi non solo i giornalisti. Il messaggio è quello dell'uso razionale della rete, una cosa bellissima che consente a tutti noi di raggiungere il mondo, di portare il nostro messaggio, le nostre notizie, le nostre informazioni, però è un qualcosa che deve essere usato con razionalità e a fini positivi. Ecco, questo è il messaggio della giornata. Grazie. Ciao, Chiara, posso baciarti? Ah, certo. Aspetta, aspetta. Allora, dottore Grottadori, lei è l'addetto stampa della provincia, un saluto agli amici Castello Incantato, oggi siamo qui per San Francesco di Sales, cosa vuole dire ai tanti lettori online? È l'occasione piacevole, come dicevamo poc'anzi, per un po' conoscerci al di là delle firme, spesso sono solo le firme che ci fanno conoscere, perché operando a distanza poi magari fisicamente non ci si vede, non ci si incontra quasi mai. Devo dare anche merito al vostro sito di lavorare bene. Io recupero altri. Di essere veramente un ottimo mezzo di informazione e di contatto con la gente. Complimenti, è sempre buono. Sono il secondo. Vicario, do la placa. Grande mediano di spinta ai tempi del seminario, noi venivamo qua a celebrare le funzioni eucaristiche che coinvolgevano l'intero seminario, quindi gli studenti di teologia, i liceali e noi che eravamo ragazzi di scuola media. Don Pino. Allora, un saluto affettuoso a tutti i lettori di Castello Incantato e a coloro che lo dirigono e lo portano avanti, veramente un servizio ottimo che fanno per i lettori di informazione ma anche di formazione. Io qui da Caltanissetta di tanto in tanto mi collego e leggo le notizie, sempre sulla notizia, sempre puntuali, e devo veramente ringraziare per questo servizio che voi fate e vi ringrazio anche per aver partecipato a questo nostro incontro qui oggi in seminario convocato dal Vescovo per festeggiare San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Speriamo che questo momento di incontro possa essere, diciamo, formativo per ognuno di noi per far crescere sempre più l'informazione e la formazione nei nostri lettori. Grazie Don Pino. Monsignor Mario, un saluto a Castello Incantato. Castello Incantato. Non dare, visto che lei è anche un giornalista. Ecco, in questa giornata del mondiale delle comunicazioni sociali, un saluto a tutti quelli che seguono Castello Incantato, perché anche Castello Incantato può diventare portale e spazio di verità, di fede e di Vangelo. Grazie, Monsignor. Grazie. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.